difficoltà credo che siano quelle che stanno registrando un po' dappertutto in Italia. Purtroppo la gente, soprattutto nella prima fase, diciamo, del varo dei provvedimenti, non ha ben recepito l'importanza e probabilmente la gravità della situazione che stiamo vivendo in questo momento e quindi della necessità e dell'importanza di restare a casa. I provvedimenti che si sono succeduti sono stati via via sempre più stringenti. Abbiamo faticato, devo dire, a spiegare alla gente e a convincerla, che bisogna muoversi dall'abitazione solo ed esclusivamente per comprovate esigenze, che siano quelle di fare approvvigionamenti della spesa. Si verificava, per esempio, famiglie, nuclei familiari che uscivano tutti insieme per andare a fare la spesa come fosse una giornata normale, non riuscendo a recepire che bisogna uscire una persona per volta per nucleo familiare e possibilmente facendo la spesa per più giorni e non più volte al giorno. Quindi, diciamo, le difficoltà che sono state essenzialmente, che si sono verificate sono state essenzialmente queste, quelle di far recepire alla gente l'importanza di ridurre al massimo i contatti e quindi le possibilità di diffusione del virus e di contagio. Ecco, riguardo la mobilità sia su mezzi, ma anche riguardo la mobilità, ad esempio, per andare all'ufficio postale, alle banche, lei ha detto già, per andare a fare approvvigionamento di generi alimentari, l'importante è che vada una sola Assolutamente. persona al nucleo familiare. Ecco, in questo senso, qual è il deterrente che usate? Andate e gli dite, non potete stare, li mandate a Ma noi casa no, o... il deterrente è quello che lo strumento, gli strumenti che la normativa ci dà. Noi ovviamente facciamo frequentemente con le altre forze di polizia, attiviamo dei dispositivi di controllo sul territorio, quindi con posti di blocco, e proprio sbarriamo interamente le strade, soprattutto quelle di accesso al paese. Ultimamente ancora di più dopo l'ultimo decreto che è stato varato questa notte sostanzialmente. In quel caso appunto verifichiamo le motivazioni delle persone che stiamo controllando, le motivazioni degli spostamenti, acquisiamo l'autocertificazione che forniscono e chiaramente valutiamo se i motivi che scrivono sull'autocertificazione che ci danno sono compatibili con la normativa, cioè se sono motivi validi effettivamente a situazioni di necessità. Se non sono situazioni di necessità comprovate, noi operiamo ovviamente la segnalazione all'autorità giudiziaria e il deferimento all'autorità giudiziaria. Avete fatto denunce? Se sì, quante? Ne abbiamo fatte diverse e purtroppo se ne continuano a fare anche giornalmente, ancora oggi, nonostante siamo già a molti giorni ormai dall'uscita dei vari decreti. Credo che abbiamo raggiunto in termini numerici oltre le 40. Soltanto noi come polizia locale, ovviamente. E anche due attività commerciali che abbiamo trovato aperte in violazione della normativa, in particolare due attività artigianali di barberia, che abbiamo proceduto ovviamente a chiudere, e a segnalare. Ecco, sugli ambulanti c'è la restrizione. Assolutamente sì, Noi abbiamo visto un peraltro. camion adesso venendo, cioè Ecco. non è che noi stiamo anche attenti perché comunque Certo, assolutamente. Peraltro gli quando ambulanti vuol dire che si muovono infraterritorialmente, quindi vengono a casa. la segnalazione è giusta. Noi più volte anche Ecco, fatelo, attraverso, invitiamo anche a casa a fare guardi, recentemente perché comunque l'hotel è per tutti. attraverso i social ho lanciato un appello alla cittadinanza a non solo non avvicinarsi, ma a segnalare la presenza di ambulanti, soprattutto provenienti da altri territori. Questo perché non è consentito svolgere alcun tipo di commercio, sia dalle normative generali che dall'ordinanza sindacale numero 10 che vieta appunto qualunque forma di commercio sul nostro territorio, perché anche quelle potrebbero essere occasioni e veicoli di contagio.